Zenarino, muoviti a scuola! Ah, guarda qua quella Jenny, guarda, la vasca accesa, tutta spicciata, ma io non lo so, non lo so, guarda che macello, che macello. L'asciugamano a terra, Jenny! Mannaggia, Gennarino, ti devi svegliare, devi andare a scuola! Jenny! Gennari! Ma allora, che vuoi fare? Oh, mamma, un momento! Ah, serve un attimo di tempo per svegliarsi la mattina! Gennarino, sono le 7:30, devi andare a scuola! Ho capito, mamma, ma io ho tutto pronto, ma... Oh, mamma mia, stanchezza, mi fai svegliare stanco! Stanco, io sto sveglia dalle 5:30. Ho preparato la colazione, ho pulito la cucina. Mamma, senti, se tu sei un cyborg non è un problema mio. Cioè, io non lo so. A me non mi hai fatto come te. Mi dispiace. Ah, guarda questo, ma per fare colazione, mamma, Ma io non lo so. Cioè, lei non ci tiene al sonno. Pure gli altri non ci devono tenere al sonno. Ma, buongiorno famiglia! Buongiorno Gennarenna, se posso sapere perché fai arrabbiare sempre tua mamma? No, 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 io non è che faccio arrabbiare mamma. Mamma si sveglia arrabbiata, forse perché si sveglia troppo presto. Veramente però, sta sempre a lamentarsi, sembra lamentarsi. Forse perché voi venite trattati come principe e principessa e non vedete che lei fa tutto in casa, Jenny? Papà, ma quando mai? Io metto a posto, io pulisco. Quando mi dice di pulire, pulisco. Jenny, ti rendi conto come hai lasciato sto bagno? A parte il bagno, ma vabbè, devo andare a scuola, andavo di fretta, tutte queste cose qua. Ah, il lattuccio con i biscotti. Ah, cosa c'è di più bello? La bella giornata, gli uccellini cantano. Gennari, però effettivamente è un poco tardi. Gennarino, ci rendiamo conto che sei ancora in pigiama? Oh, mamma, però con calma, devi stare calma. Tu a me di stare calma non lo dici, ma finisci sto latte, devi togliere il pigiamino. A proposito, quanto è bello sto pigiamino, no, devo troppo fare la storia su Instagram. Ciao dolciotti, guardate il mio fratellino. Ma che? Ma io non ho capito, cioè uno non può fare colazioni, ma poi che ha di male il mio pigiamino, non ho capito. Guardate, cioè, ma non è troppo tenerello, sembra un bimbo piccolo. Basta, basta, ho finito. Ok, ma vado a vestire. Per una volta hai fatto una cosa utile con questo Instagram, eh? Buongiorno, Zennarino. Buongiorno, Jimmy. Sono quasi pronto, scusami, stamattina ho fatto un poco tardi. Mi avvicinati. E ci sono. Oh, ok, intanto vado a salutare i tuoi genitori. Va buono. Ti avverto che mia mamma sta in luogo. Vabbè, mia mamma. Sì. Buongiorno. Ciao, Jimmy. Come sei puntuale tu, eh? Non potresti insegnare un po' di puntualità anche a Gennarino? Ma veramente Gennarino è quasi sempre puntuale. Ah, a proposito, ho visto la tua storia, Jenny. È carinissimo, Gennarino, con quel pigiamino. Hai visto quanto è carino? Era troppo bellino con quel pigiamino. No, vabbè, non ci posso credere. Stanno parlando di me col pigiamino? Ma insomma, dai, Zennarino, sul serio, troppo. Posso prendere un pezzettino di mela? Certo, Jimmy, fai pure, non ti preoccupare. Io vado un attimo a stendere i panni. Guarda, Zennarino. Eri davvero troppo, troppo carino. Mi piace quel pigiama. Ma chi l'ha visto? Dammi qua, fammi vedere. No, non ci posso credere. L'ha visto anche Righi? Righi, sì, papà, il mio amico. È il suo amico, un amico molto stretto. Molto, molto. Jenny, sat sit. Molto, molto stretto. Ma io non capisco la generazione d'oggi. Non c'è più privacy. Se qualcuno mi avesse fatto la foto in pigiama ai miei tempi, no! No, che... E non ve lo dico perché siete giovani e non dovete sapere queste cose. Sappiate solo che gli sarebbe successa una cosa molto, molto brutta. Ah, praticamente il nonno mi ha dato il permesso per farti succedere una cosa molto, molto brutta. Ma va, ma quando mai? Comunque, ciao papà!
Noi andiamo a scuola, facciamo i bravi per diventare persone importanti. Certo, certo, vabbè, io vado al lavoro. Buona giornata, mi raccomando, non vado a arrabbiare a mamma. Papà, ma papà, io non lo so, perché pensano che io faccio arrabbiare a mamma? Beh, forse perché dormi un po' troppo, Zennarino. Oh, non ci mettere pure tu. Uffa, oggi l'interrogazione con la professoressa Lucrezia è andata malissimo. Perché non ho il mio cappellino? No, Gennarino, il cappellino non c'entra niente, che era un'interrogazione difficile. No, no, è che mi sono svegliato tardi, mi sono dimenticato il cappellino e mi sono dimenticato pure i miei appunti. Ecco, magari più che il cappellino gli appunti. No, davvero, è stato troppo forte. Cioè, ma è bellissimo quel pigiamino. Hai visto? Troppo bello, vero? Cioè, guarda, se vuoi ti mando pure le foto. Se me le mandi mi fa piacere. Lo sapevo io. Non mi dire, Ricky. Anche tu a prendere in giro il mio pigiamino. Ah, sì. Oh, Gennarino, è stato quello di tua sorella, è stato il buongiorno più bello di sempre. Vedere te in pigiama, ah, ha migliorato la giornata. Vero, vero, molto carino. Ma la smettete! Gennari, effettivamente stupendo. Che cosa? No, ma dai, ma sei davvero bellissimo. È vero, è stato il buongiorno migliore di sempre. Ma guarda, ti ho fatto rosso come un peperone. Oh, ciao ragazzi. Ciao Candy. Ciao Jimmy Puccio, è un po' che non ti si vede. Ma sei sempre super impegnato in questi giorni. Sì, sì, è per il progetto di stanza. Scusate, devo scappare davvero tantissimo, ciao. Devi scappare tantissimo. Ma che strano. Sì, in effetti è un po' strano. Ma con me si è comportato in modo normale, eh. Appena vista te è andato un po' in escandescenza. Ciao Jenny. Ciao Cosmo, come mai non hai messo mi piace alla mia storia? Non lo so, si mette mi piace alle storie. Wow, Cosmo, mamma mia. Vabbè, dopo dammi il cellulare, faccio io. Ma caso Nobu è nel suo studio. Oh, ok, vabbè, c'è super curiosità, ok. Ciao. Ciao, Cosmo. Allora, com'è andata l'interrogazione? Un vero disastro. Sì, però perché non c'era il mio cappellino portafortuna. Per glitter? Sì, sì, il mio cappellino portafortuna pure a glitter. Capisco. Non c'entra niente il fatto che non abbia studiato. No, il cappellino, ragazzi, il cappellino. Mi hanno fatto dimenticare il cappellino. È permesso? Oh, Jenny, ciao. Sì, sì, entra pure. Ho letto il tuo ultimo messaggio. Grazie, è stato molto, molto carino. Di nulla. Posso offrirti qualcosa? Una tazza di tè? Oh no, grazie, non è instagrammabile il tè. Oh, mi è piaciuta molto la storia che hai fatto di tuo fratello. Sì, sì, lo so. Sta avendo più successo il pigiamino di mio fratello che la borsa di Chiara Ferragni che ho fatto vedere ieri. Comunque, vabbè. Niente, io ti volevo dire... No, non mi fraintendere, però io così non capisco perché... io so che tra te e Marine c'è qualcosa, però poi mi mandi sti messaggi e puoi uscire con me. Scusami, non ho capito bene. Vorresti uscire con me? Eh? Io, cioè, ma tu sei sicuro? Cioè, guarda che io sono Jenny. Lo so, lo sto chiedendo a te. Io, guarda che non sono fidanzato. No, e nemmeno io. Ma che gioco stai giocando, caro il mio scrittore? Quindi ora fra te e Melanie è tutto risolto? Sì, sì, abbiamo chiarito e wow, avete visto che punteggio? Claudio, fai sempre quello, giochi sempre a questo. Ci sono anche altri videogiochi. Forza, Zennarino, vai, vai! Senti, ma tu non ti devi vedere con Candy? No, oddio, no. Perché? Io so che è libera. Sì, però volevo lasciarle un po' di spazio per, ecco, per stare con le sue amiche. Ma si sta sempre con le sue amiche. Sì, e anche tu con noi, Jimmy. Quindi, che succede? C'entra la coniglietta? Oh, mamma mia, quale coniglietta?
Ma che... Ma Claudio, non diciamo stocchezze! Bunny? Ah, Bunny! Bunny non c'entra niente! Basta, cambiamo gioco. Facciamo questo, ecco. Ecco le talpine, picchiamo le talpine, picchiamo le talpine, picchiamo le talpine! Brutte, crudeli, talpe della neve! Ma tutto a posto. Jimmy mi sembra un po' strano. Te dici? Lo sta distruggendo quel gioco? Pensi di sfuggirmi, talpa? Pensi di sfuggirmi? Jimmy mio. Posiamo questa cosa che non mi pare il caso. Che cosa ne dici di andare a casa così a rilassarci un po'? Magari potremmo leggere l'enciclopedia dei dinosauri che ti piace tanto. Guarda, avevo fatto il punteggio massimo! Sì, Jimmy, sì. Ragazzi, noi andiamo un attimo a casa perché Jimmy ha bisogno di calmarsi. Certo, ok, ci si vede dopo. Ma il ragazzo è proprio strano. Vedi? Quello che succede quando si mangiano solo verdure. Andiamo, non c'entra niente. Allora, Danny, come va? Non mi piace! Ma come? Dai, fa vedere. Guarda qua, sembra una scema. Ma non è vero, ti sta benissimo. No, non mi piace, mi piace. Danny, è il decimo che provi. Questo perché mia mamma mi deve aumentare la paghetta, ho un budget troppo ridotto. Ma non conta quanto costa il vestito, conta il modo in cui lo porti. Sì, vabbè. Nebula, io sono un'influencer. Sì, se me lo vuoi insegnare a me come si porti il vestito, allora. Andiamo, Jenny, ma se Nobu si è invitata, ti è invitata certo per il tuo carattere, per quello che gli trasmetti e... Eh? Nobu di cioccolata è verità? Sì, lo so, babbo, però comunque è un appuntamento, se... Che ansia... Fammi vedere questo, no vabbè, troppo pacchiano. Poi sai che lui è abituato a Marine, cioè Marine veste Chanel, io veste Barbell. Jenny, andrai benissimo anche così. Uffa, no comunque questi occhiali manco mi piacciono. Nobu ha invitato Jenny? Ma adesso a chi la faccia la soffiata? Papina del mio cuore, ma lo sai che tu sei proprio il papà più bravo e più bello del mondo? Jenny, non te l'aumenta la paghetta. Vabbè, io ci ho provato. Farò una figura bruttissima. Perché ho accettato? Un conto è parlare in chat, un conto è parlare dal vivo. Uffa! Ma cosa mi è saltato in testa? Jimmy, mi vuoi dire che ti prende? Eh? Jimmy sta qua. Dai, lo sai che a me puoi dire tutto. Jimmy, non tenerti le cose dentro, che non va bene. Che non... Ho paura di come reagiresti tu. Io? E che c'entro io? Perché ho fatto una cosa brutta. Hai fatto una cosa brutta? Tu? Che hai fatto? Hai tagliato male una zucchina e pensi di averle fatto del male? No, più brutta. Ma c'entra Candy? Sì, c'entra un po' Candy. Un po' Candy, va bene. C'entra un po' Candy e c'entra un po' Bunny. Bunny, la tizia con cui stai facendo la ricerca di scienze? Sì, ecco, io e Bunny ci conosciamo da molto, anche Candy conosce Bunny e... Bunny? Sì, me l'aveva detto! Niente, continuiamo a guardare i video di Alex e Bastatore. Ah, lo sai che il cameraman e la camera girl di Glitter e Candy saranno al Comic Con di Napoli venerdì 21? Ma veramente, cioè, papà, non mi distrarre con queste cose. Torniamo a Bunny e Candy. Ma dai, Tenderino, sul serio, non devo pensarti. Ma cosa? Che cosa hai fatto? Mamma mia, tutta questa suspense mi sta uccidendo. Cioè, nemmeno le serie TV di Netflix mi mettono stanzia addosso. Jimmy, allora, guardami negli occhi e vai, dimmi che cosa sta succedendo. Io e Bunny ci siamo basati. Ho sentito male, ho sicuramente sentito male, io oggi non ci sento, io ho sentito male, sono sicurissima di aver sentito male, io non ho sentito niente, assolutamente, hai sentito qualcosa Jenny, io non ho sentito proprio niente, Luna tu hai sentito qualcosa, niente, facciamoci affari nostri, assolutamente, io non ho saputo niente, andiamo a letto, buonanotte,
Aspettate un attimo. Andiamo a letto che cosa? Io ho un appuntamento con il proprietario di Cioccolatte e Verità. Il blog che scrive tutto di tutti in questa città. E se dovesse scapparmi questa cosa? No, Jenny, non ti scapperà niente, non ti scapperà niente. Tu non hai sentito niente. Dimentica, dimentica, dimentica tutto. Ok. Ma in che senso l'ha baciata? Cioè, non ci posso credere, Jimmy! Jimmy! Proprio quel Jimmy! No, io ho sentito male. Ho sentito sicuramente male. Ho sentito male, basta. Cioè, non ci sta niente da dire a Nobu, perché io non ho sentito niente, quindi... niente. Ho sentito solo che si sono baciati. Mannaggia!